Buongiorno e buon sabato o buona domenica. Oggi prepareremo della sogliola barbecue. Adesso se riesco ad aprire senza sfasciare tutto sarà un successo. Eccola qua. Sono delle sogliole che sto facendo marinare in una miscela di 5 cucchiai da insalata di olio extravergine d'oliva, 2 o 3 rametti di rosmarino, 4-5 foglie di salvia, tutte spezie fresche, delle foglie di basilico, una spruzzatina di pepe, il succo di mezzo limone e il succo di mezzo lime. Non c'è una ragione particolare per questa combinazione lime-limone, erano le due metà che mi erano rimaste in frigo. Questa è la mia attrezzatura, un Weber Cube 1400 elettrico con il termometro della Weber iGrill 2, la sonda posizionata a misurare la temperatura ambiente e una griglia libera per il pesce che, nonostante lasci un pochino aperti i due gusci, non va a influenzare troppo la stabilità della temperatura, anzi in alcune cotture mi è sembrato addirittura che la rendesse più stabile, forse per il numero superiore di impulsi che il grill poi va a dare sul resistore. Siamo pronti per mettere le sogliole sulla griglia a libro. Sono state lasciate fuori dal frigo per un'oretta in modo che arrivassero a temperatura ambiente, perdonate il dito. Le mettiamo sulla griglia, ho messo sotto un telo in modo da evitare di sporcare tutta la cucina di mia moglie, che giustamente si diventerebbe una furia. Siamo pronti per posizionare le sogliole sul barbecue che ha raggiunto la temperatura di 200-210 gradi. Ok, ci siamo, temperatura 200 gradi, andiamo in cottura. La temperatura ovviamente si è abbassata quando abbiamo aperto la griglia, vedete che rimane un po' aperto. Adesso sul Cube 1400 siamo alla seconda tacca e mezzo, alzo un pochino, la porto alla terza tacca per compensare la perdita di temperatura dovuta all'apertura. Vediamo come sta andando la cottura. Direi che è ora di girarle per evitare che si brucino o si secchino. Ecco qua, questo è il latte sopra. Andiamo giù. Opla! C'è sempre una che si sposta, quella là. Adesso la sistemo e la rimetto in posizione. Lasciamole andare e abbiamo così finito. Tiriamole giù perché secondo me sono pronte. Paletta. Ora gli voglio dare una passata in cottura diretta sulla griglia per dargli un po' di colore. Tiriamole giù definitivamente, che secondo me sono pronte. Eccole qua, hanno qualche bel segno della griglia. Ci sono un po' sbriciolate, ma secondo me sono cotte e saranno buone. Ecco qua, sogliole alla griglia, qualche bel segno di Maillard e zucchine alla griglia con molta più Maillard, ma questa volta fatte dalla mia giuria internazionale sulla piastra. Adesso le assaggeremo e poi i commenti finali. Eccoci, prova dell'assaggio. La giuria internazionale ha detto: non so di niente sto pesce. Poi l'ho minacciata che non le comprerò la macchina quando compie 18 anni e ha detto che erano buonissime. Invece l'altra componente della giuria internazionale sono buone. Ha detto che sono buone, fantastico. Così compra la macchina. Ok, passo all'assaggio e poi finiamo questo video grottesco. Ok. No, non sta lì a preoccuparti. Andiamo un po'. Il pesce non mi dà mai la soddisfazione della carne. E mi stavo dimenticando di farvi vedere che è rimasta morbida, giustamente umida. Detto, non mi dà soddisfazione come la carne, è piena di spine, però qua hanno gradito, per cui missione compiuta anche per questa volta.
A presto.